la cooperazione internazionale, la solidarietà internazionale sulla quale si basa tantissimo il Trentino, ha un obiettivo primario, quello di fare rete, tanto che anche il nostro obiettivo come Dracasma, abbiamo invitato questa sera, devo leggere perché ognuno ha il suo titolo ed è giusto dirlo nel modo più corretto, parlo di Gianluigi Lio, referente per la regione Emilia-Romagna per la cooperazione internazionale, in particolar modo questa sera per il popolo Sahrawi. Quindi abbiamo il piacere di averlo come ospite, con il quale penso che collaboreremo in futuro per ulteriori progetti. Chiamo sempre per parlare di rete, questa primavera, in febbraio, io sono stato ai campi a consegnare delle carte per permettere a due bambini di venire a curarsi in Italia. Beh, con piacere vi dico che, vediamo se lo pronuncio bene, Sheikh Brahim Mohammed e Dak Salam Hamadi Mbarek sono qui presenti, e magari vi chiedo se ci fanno un saluto, se vengono a salutarci con una corsa o con un braccio da laggiù. Chiamo Fabio Campioli a dire due parole sulla situazione, ecco, per fortuna viene con, ci rimane un po' chi. Fabio Campioli rappresenta la situazione di Modena Cabana Lardaf. Sì, viene per qui. È una delle prime associazioni con le quali sono entrato in contatto e c'è un particolare affetto per loro. Sì, buonasera a tutti, io sarò sicuramente breve, non vi preoccupate. Sì, sono Fabio Campioli, io sono il presidente dell'associazione che a Modena si occupa di far conoscere fondamentalmente il popolo Sahrawi. Parlava prima della rete. Diciamo che la causa Sahrawi in generale, anche se poco conosciuta, ed è vero, insomma, sarà forse per la scelta che hanno fatto, cioè di affidare alla politica la risoluzione dei loro problemi, che è quello che ci ha fatto innamorare, tra virgolette, dei Sahrawi. Diciamo che della vicina Sahrawi non se ne parla, perché sappiamo le logiche dell'informazione. Nonostante questo, per fortuna, stranamente, per una serie di coincidenze, esiste proprio una rete in tutto il nostro paese che si occupa di attività di cooperazione, dedica proprio a come fai con il proprio Sahrawi. È una rete fattiva, attiva, insomma, che è presente a tutti i livelli, a livello locale esistono tutte le associazioni, hanno dei rapporti che hanno sviluppato nel corso del tempo con i comuni e con i quali operano costantemente, quindi questa è una rete sicuramente importante. La nostra è una piccola associazione, insomma, e chiaramente quello che facciamo è possibile grazie a tutto il supporto della rete, di solidarietà che è presente nel nostro territorio. La rete è presente a livello regionale, se c'è qui Gianluigi, il fatto stesso che un consigliere della regione è venuto con noi questa sera per parlare di Sahrawi è proprio un esempio del rapporto di collaborazione stretta tra le istituzioni e l'associazionismo. Ecco, io sono emiliano, molto contento, orgoglioso, e credo che quello che fa la regione per il Sahrawi è appunto un esempio concreto di coordinamento, di rete, la politica della cooperazione della regione Emilia-Romagna, appunto gli accordi bilaterali con i rappresentanti della Repubblica della Sahrawi vengono definiti le priorità, e all'interno di queste priorità vengono poi fatti i bandi e vengono sviluppati i progetti che sono finanziati. Tutte le associazioni si muovono, partecipano a questi tavoli che vengono svolti in regione, e tutte le associazioni, diciamo, si coordinano e portano avanti questo tipo di politica proprio facendo una vera rete, insomma, mettendo insieme le risorse che la regione, nonostante la crisi, continua a destinare ai fondi del popolo Sahrawi, con le risorse che le associazioni attraverso il finanziamento riescono a fare. Quindi questa sera ci sono delle associazioni che portano un po' di quello che faccio, di quello che fanno. Noi siamo nati nel 93, siamo stati la prima associazione che è nata nella nostra regione. L'attività, anche questo è un bel esempio di rete, che facciamo un po' tutti, è quella della coerenza estiva. Sono venuti anche a Trento i bambini che sono stati ospitati a Modena,
l'anno scorso, l'estate scorsa, come sono venuti i 93 bambini che erano ospiti in Toscana qualche giorno a Modena, quindi ci auguriamo che magari anche i come dovrebbero arrivare, esatto, quest'anno. E poi, ecco, parlavo prima delle priorità, una delle priorità che la Regione ha dato come input è quello sanitario, noi come associazione abbiamo questo progetto, infatti ormai da qualche anno, so che si chiama anche come è un progetto sulla prevenzione pure della oncologia renale, è un progetto bello, ci viene di soddisfazione, fondamentalmente abbiamo formato dei tecnici, fornito macchinari, effettuando gli screening ecografici a tutti i bambini dei campi profughi saharawi e tutte le scuole in un largo un certo numero di anni. E questa è la prima fase progettuale, la seconda sono gli interventi in loco che vengono fatti nei campi profughi saharawi da medici dell'azienda policlinico di Modena, che è l'ospedale modenese, abbiamo un protocollo anche con la struttura ospedaliera, che vanno tutti gli anni per effettuare questo tipo di interventi e fanno promozione giù ai campi saharawi, e poi i casi gravi vengono ospitati a Modena per essere operati. Nel corso dell'anno parliamo dai 6 agli 8 casi, insomma, appena un po' la complessità. Quest'anno abbiamo aggiunto un'ulteriore fase progettuale, che è la formazione attraverso l'unione delle donne, una formazione di base appunto legata alle famiglie, che viene fatta proprio in questi giorni, che è legato appunto alla prevenzione su questa tematica specifica, un progetto molto bello che ci riempie di soddisfazione. Basta, questo è quello che facciamo. Le uova di Pasqua, esatto, sono di questa associazione e vi ringrazio tanto per aver partecipato all'ospitalità dei bimbi estivi. Adesso passo la parola a Leo Rambaldi, rappresentante dell'associazione Edo Nuali, uno dei due, le due ultime persone che presenterò, che sono gli artefici della Trecasma. La Trecasma è nata grazie a loro, grazie alla Sara Marathon, grazie all'associazione Uruali che erano presenti e che ci hanno fatto innamorare di questo popolo. Buonasera a tutti, mi chiamo Leo, faccio parte dell'associazione Uruali di Bologna. E non voglio tediarvi su tutti i progetti che facciamo in collaborazione con la Regione Emilia Romagna, perché credo che siamo sull'onda di quello che ha detto Fabio adesso. Vi volevo solo dire una cosa. Quest'anno, in ottobre, dopo il rapimento di Rossella e di altri due cooperanti, abbiamo avuto veramente difficoltà di capire adesso cosa facciamo. Però questa difficoltà è durata pochi minuti, perché poche ore, perché già subito il giorno dopo il rapimento di Rossella dai campi ci hanno chiamato le persone con le quali noi lavoriamo, facciamo i progetti, e ci hanno detto: mi raccomando, non lasciateci soli, perché loro avevano capito che questo rapimento, questo grave atto poteva ledere soprattutto da parte dell'associazionismo internazionale, poteva fare in modo che la gente non andasse più per paura. Ecco, questo, ripeto, è durato poche ore. Ci siamo guardati in faccia con gli altri amici dell'associazione e abbiamo detto: assolutamente, noi proseguiremo, anzi, faremo in modo di aumentare i nostri progetti, di fare in modo di andare giù in campi e fare in modo da poter sollecitare la comunità internazionale per dire che anche questo atto non si ferma. E l'abbiamo fatto, abbiamo portato anche quest'anno persone, gente, poi fra un po' Mattia vi dirà qualcosa sulla Sara Marto, ma io credo che come associazione, a parte di questo sbandamento iniziale, che uno shock che purtroppo ha creato tutti, perché non ci saremmo mai aspettati di questo atto. Ecco, detto questo, noi continueremo con più assiduità con l'associazione bolognese, con l'associazione modenese, con l'associazione della regione Emilia Romagna, aumenteremo i progetti, anzi siamo qua appunto stasera per fare ripetutamente con la provincia di Trento, ma non solo con l'associazione, anche associazioni a livello italiano, internazionale e anche a livello europeo se possibile.
per mantenere soprattutto alta la voce per la solidarietà con il popolo sahrawi che veramente se lo merita. Grazie. Per ultimo Mattia Durli che vi parlerà della Sahara Marathon, che è forse il mezzo più importante di comunicazione per questo popolo. Buonasera, sarò il più breve di tutti. Vi parlo molto brevemente cos'è la Sahara Marathon. La Sahara Marathon è innanzitutto un evento sportivo che si celebra da 12 anni ai campi sahrawi e raggiunge l'anno prossimo la 13ª. È cominciato tutto appunto 12 anni fa. È una corsa che praticamente è una maratona classica, 42 km. C'è la maratona, la 21, la 10, la 5 km per dare la possibilità a tutti di partecipare. Ogni anno, da 12 anni a febbraio, vengono centinaia di persone da tutto il mondo per partecipare alla Sahara Marathon. Vengono a centinaia e corrono e conoscono il popolo sahrawi. La maratona e le corse durano un giorno, ma la Sahara Marathon è un viaggio di una settimana durante la quale tutte queste persone vengono a conoscenza di una realtà differente. Noi vediamo la Sahara Marathon come una scusa per portare giù ai campi dei buddhisti, delle persone normali, non legate sempre all'associazionismo, persone normali che vogliono fare un'esperienza diversa, scelgono di venire giù, di correre, portano amici, accompagnatori, e vengono a conoscere i sahrawi, scoprono chi sono, vivono con loro, perché vengono ospitati dalle stesse famiglie sahrawi, gruppi vengono fatti di piccoli gruppi di 4-5 persone che vivono nelle tende. Ogni gruppo viene assegnato a una famiglia che li nutre, li dà da mangiare, dormono con loro, bevono il tè, conoscono la famiglia, gli amici. È una bellissima esperienza. Durante questa settimana si fanno visite ai punti di interesse, si incontrano le donne, si incontrano il sindaco, si visita l'ospedale, le scuole. È un'esperienza che porta a comprendere a fondo, per quello che si può comprendere a fondo in una settimana, una realtà. Noi l'abbiamo fatto da 12 anni e possiamo dire di aver portato giù ormai migliaia di persone effettivamente. Di queste migliaia tutte tornano a casa e parlano con gli altri di chi sono i sahrawi. Molti decidono di tornare, sono moltissimi quelli che ripetono ogni anno per rincontrare la famiglia con cui sono stati, perché si crea un legame abbastanza forte. E di queste migliaia alcuni non hanno preferito non aspettare l'anno seguente per partecipare nuovamente, ma hanno deciso di impegnarsi in prima persona, di fare una piccola associazione, di col proprio comune, di avere con gli amici, per creare dei piccoli progetti ai campi profughi. Loro hanno iniziato nel piccolo e poi sono cresciuti. Andrea, che è venuto giù, penso, la prima volta senza nemmeno sapere chi fosse, che sarebbe una assolutamente dov'ero. Esatto, lui è un esempio. Poi potrei elencare tanti, c'è Rubens che doveva venire stasera, ma sono tantissimi quelli che nel corso di questi anni sono venuti e sono innamorati di questa situazione, di questa gente, hanno deciso di continuare per conto loro. Dopo così tanto tempo possiamo noi dire che la Sahara Marathon continua a essere un evento mediatico di eccezionale importanza, tanto che qualche anno fa, degli amici spagnoli con cui organizziamo la maratona mi dissero: quest'anno siamo andati in prima pagina, c'era Penelope Cruz che ha visto l'Oscar, ma sotto c'eravamo noi. Questo per dire come un evento che potrebbe essere una semplice corsa riesce però nel corso attraverso i media a dare più informazioni sul popolo sahrawi di quelle che normalmente si possono dare durante l'anno. Andrea è uno di quelli che sono venuti, hanno cominciato a fare diversi progetti. E possiamo dire adesso che l'apporto come risorse umane, come risorse di materiali, come risorse economiche che tutte queste diverse piccole associazioni portano è già diventato più grande di quello che apporta la Sahara Marathon stessa, e noi siamo di questo molto contenti perché abbiamo fatto fiorire tante piccole attività nel corso di questi lunghi anni. Un pochino di pazienza, ai relatori chiedo di spostarsi perché dobbiamo sbaraccare in fretta e furia il tavolo perché ci sarà l'ultimo spettacolo e quindi abbiamo bisogno di questo spazio per i ragazzi che faranno l'ultimo spettacolo, e mentre m-
mentre lo spettacolo poi andrà avanti, potremo andare al buffet e a riconciliarci un attimino. Vi volevo solo fare nel frattempo una considerazione. Avete visto che ci sono vari momenti in una serata come questo che possono andare da un momento che può essere politico e un momento che invece alla fine è quello associazionistico. Per noi associazioni questa è la fase importante, cioè far capire alle persone che le associazioni che si muovono in prima persona. Ne hanno ricordato più volte Rossella. Rossella, ahimè, è ancora nelle mani dei sequestratori. Lei è una cooperante come me, come Leo, come Mattia, come Fabio, che si trovava nel posto sbagliato nel momento sbagliato. Io sono stato a febbraio nello stesso posto dove era lei. Avevo verificato che ci fossero dei sistemi di sicurezza sufficienti. Ma voglio dire, anche attraversare la strada oggi non è proprio così sicuro, quindi non è mai sicuro niente. Quello che è importante è che vi rendiate conto di quante associazioni ci sono. In Trentino ci sono 291-292 associazioni che lavorano per tutto il mondo e la provincia di Trento le aiuta tutte quante, chi più, chi meno. Sicuramente tutte queste associazioni hanno bisogno anche dell'aiuto della gente comune, la chiamo io, un euro, 2 euro, un aiuto, 2 braccia, tutto può essere qualcosa che fa bene a un'associazione. Quindi io vi stimolo, anche se questo non è sicuramente il periodo di sentire mettere mano al portafoglio, questo me ne rendo conto prima, ma vi stimolo a partecipare con le associazioni. Molti di voi probabilmente lo fanno già, ma chi non lo fa ancora, lo sfido a prendere in mano un'associazione, andare a un'associazione, a viverla, a cercare di andare in qualche posto per vedere le problematiche che sono nel mondo. Non parlo solo dei sarau, perché ci sono tutti i paesi del mondo. Noi in questo momento abbiamo una, lo vorrei dire alla fine, perché in effetti non ne abbiamo parlato. Abbiamo parlato solo di Sarawi, ma la situazione del Trecasma da l'altro ieri, dico l'altro ieri perché sono tornati l'altro ieri, comincia adesso a partecipare alla solidarietà internazionale nel Ghana. Sono appena tornati il mio collega e Valeria dell'associazione insieme ai tecnici da una settimana di visita in Ghana. Claudio, un altro tecnico che è appena tornato, lo vedo bene in forma, quindi si vede che non hanno preso nessuna malattia, per verificare le condizioni che ci sono in Ghana e se ci sono le condizioni per aiutarli, perché non è necessariamente detto che quando si vuole aiutare si possa fare. E quindi da questo viaggio ne verrà fuori una relazione sulla quale cercheremo di capire che tipo di aiuti si potranno fare, quindi il nostro viaggio nel mondo del volontariato, sempre in Africa in questo caso, continua. Ricordo da ultimo che per me personalmente è nato in Perù, quindi non è sempre solo l'Africa. Io il mio primo viaggio di volontariato l'ho fatto in Perù, ad oggi non ha avuto, ahimè, le finalità, non ha avuto il fine che ci eravamo promessi, ma per il discorso dei finanziamenti, chissà che un giorno non riusciamo a fare una casa nella favela di Mazzai in Perù.